Un fungo tipico della betulla, che è possibile trovare in tutti i periodi dell'anno, è la Phomitopsis betullina. Conosciuto anche come poliporo della betulla, è un fungo che fa parte della famiglia delle poliporacee. È un fungo lignicolo, dapprima parassita di alberi vivi, in seguito saprofita di legno in decomposizione. Causa infatti marciume bruno del legno di betulla. È un fungo utilizzato sin dall'antichità, sia per affilare coltelli, sia come esca per accendere il fuoco, ma soprattutto come fonte medicinale. Può essere anche utilizzato per scopi alimentari quando è ancora giovane e non legnoso, oppure da adulto come ingrediente per brodi. I suoi usi medicinali erano noti almeno dall'età del rame, tant'è che alcuni esemplari sono stati ritrovati nel tascapane di un uomo primitivo, ovvero nei resti della mummia di Similaun, comunemente conosciuta come Ozi, una mummia ritrovata nel 1991 in Trentino Alto Adige, vicino al confine austriaco, ai piedi del ghiacciaio Similaun, a un'altitudine di circa 3.000 metri. Da un'analisi sui resti è risultato che la nostra mummia soffrisse di parassiti intestinali. Questo dimostrerebbe il perché portasse con sé, nel suo kit medicale, proprio la Phomitopsis betullina. Come accade per tutto ciò che viene utilizzato nella medicina tradizionale, studi scientifici recenti hanno analizzato le sue componenti per dimostrare se effettivamente avesse o meno dei benefici a livello della salute. Effettivamente essi sono stati confermati. La Phomitopsis betullina ha infatti proprietà antibatteriche, antiparassitarie, antivirali, antinfiammatorie, anticancro, neuroprotettive e immunomodulanti. È ricca di composti biologicamente attivi, come ad esempio i triterpenoidi, e inoltre contiene una sostanza che può essere utilizzata per l'induzione di enzimi microbici che degradano il biofilm cariogeno dei denti. Questo è dovuto alla presenza di polisaccaridi, in particolare all'alfa di glucano. La sua attività antibatterica, invece, è dovuta alla piptamina e agli acidi poliporenici. In passato, infatti, nei paesi dell'Est Europa usava applicare la polvere di questo fungo sulle ferite oppure tagliarne dei pezzetti per farne dei cerotti. La sua identificazione è molto semplice: ha una forma a mensola, è liscio nella parte superiore, ha forma di conchiglia o reniforme, inizialmente biancastro per poi virare su nocciola, o grigio-marrone nella parte attaccata all'albero. Il corpo fruttifero ha una consistenza gommosa che diventa sugherosa poi con l'età. L'imenio è costituito da pori bianchi, dimensioni molto ridotte e rotondeggianti. Il legno decomposto dal fungo e il suo micelio hanno spesso un odore che ricorda la mela verde.